Per la crepe utilizzerò 150 g di farina 00, 40 g di farina di farro, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, un cucchiaio di olio evo, un ciuffetto di prezzemolo tritato finemente, 2 uova, 250 ml di latte. Inizio preparando le crepe. Nella ciotola metto le due farine, aggiungo il formaggio e il prezzemolo. Inizio a mescolare con la frusta. Verso poco alla volta l'olio, le uova e il latte. Ottengo un composto abbastanza liquido e senza grumi. Copro la ciotola con la pellicola da cucina, lascio riposare in frigo per un'ora. Trascorso il tempo necessario, ho riscaldato una padella antiaderente da 20 cm di diametro. Verso al centro un mestolo di pastella, stendo con l'apposito attrezzino e creo uno strato uniforme. Non appena i bordi si alzano leggermente, rivolto il disco e lascio cuocere per pochi secondi. Procedo con la cottura fino ad esaurire la pastella. Ora che le crepe sono tutte pronte, preparo il sugo. Utilizzerò 400 g di passata di pomodoro, un cucchiaino di origano, mezza cipolla tritata finemente, sale e pepe quanto basta, olio evo quanto basta. In un pentolino faccio soffriggere a fiamma media la cipolla in 2 cucchiai di olio. Aggiungo la passata di pomodoro e l'origano. Insaporisco con sale e pepe quanto basta. Copro con il coperchio e lascio cuocere per circa 20 minuti, tempo che si addensi un attimino. Procedo con l'ultima preparazione, la falcia. Utilizzerò 300 g di ricotta di mucca, 400 g di spinaci a cubetti Heisman, 80 g di formaggio grattugiato, un uovo, sale e pepe quanto basta. Ho messo gli spinaci ancora surgelati in una padella antiaderente. Lascio cuocere a fiamma media. Ora che sono asciutti, lascio intiepidire. In una ciotola metto la ricotta, il formaggio, l'uovo e gli spinaci. Insaporisco con sale e pepe. Mescolo per bene. È arrivato il momento di assemblare le lasagne. Verso un mestolo di sugo in uno stampa cerniera da 20 cm di diametro. Sistemo una crepe, spalmo in modo uniforme un po' di falcia. Sistemo un'altra crepe e un po' di falcia. Poi ancora un'altra crepe e verso un mestolo di sugo. Procedo in questo modo fino al termine delle crepe. Copro l'ultimo strato con il sugo e abbondante parmigiano grattugiato. In forno già caldo e statico a 200 gradi per 20 minuti. Cari amici, ecco la favolosa e golosa lasagna di crepe. È una coccola per gli occhi, prima ancora per il palato. Ormai come sempre la prova assaggio è d'obbligo. Che profumino! Queste lasagne di crepe sono di una bontà unica. Posso dire che sono semplicemente deliziose. Alla prossima!